Ragazzi, ragazzi, che bastardi che siete certe volte. Io vi ho chiesto se volevate che facessi il buono e quindi salvando questo tizio, oppure se avresti fatto il cattivo e sarei stato qui come uno stronzo a non far niente. Ovviamente nessuno mi ha risposto, perché altrimenti non è un video di Xinco. Non sia mai che qualcuno mi risponde, Comunque, scherzi a parte, vi voglio sempre bene, lo sapete. Quindi, alla fin fine, sono costretto a scegliere ciò che voglio io. E... Io, siccome io sono una brava persona, salverò il tizio. Ho ottenuto un low point, quindi... Chi sei tu? Vuoi combattere? Bene, andiamo. Bene. Zup. Te pareva? Tekken. Vai. Diretto. It's la cosa super efficace. Però vero, mi dimentico sempre che non ha. Che. La potenza base è altamente schifosa. Sei salvato così? Sei serio? Ma scherzi? Sti Zubat, mamma mia, no, sbrigati. Se avevo sciolto non avrei già buttato giù. Perché non potevo andarmeli tutti? Come osi? Oso e come? Pensi di andartene così facilmente? Ovviamente, perché adesso farò il culo anche a te. Indovina un po'. Ma porco. Ok, facciamo gli scronzi a sto punto. No. Non sia mai che... Allora, facciamo un tail whip. Se missa, meglio per me. Se non miss... Perché vogliono avvelenarmi? Non capisco. È inutile che ti aumenti l'attacco. Tanto sono più veloce, adesso ti sciotto. Vai, Gardenia. Brava, Gardenia. Brava, brava la mia Gardenia. Non ha paura manco del fuoco. È livello 13. Attacco rapido. Sì, a posto di tail whip, però. 1, 2, 3 e... Puff! Ha imparato Quake Attack. Che cos'è da dire? Impossible! Impossible! E invece sì, è possibile, mi dispiace per te. Ritorneremo per te, stupido bastardo intruso. Via, 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 via! Bene, tu adesso mi dai tante... Wow, quello era fantastico! Grazie tante per avermi salvato. Se non fosse arrivato, sono sicuro che mi avrebbero derubato e mi avrebbero ucciso. Questo è una piccola ricompensa. Sono sicuro che il mio villaggio non importi. Roastberry. Oh, Sigrusberry. Aguavberry. Buona fortuna per il tuo viaggio e spero di vederti di nuovo. Ok. Bene. E quindi io direi di andarmi a ricaricare i Pokémon. Giusto per precauzione. Ninkada! Potrei avere un Ninjask. Oddio. Potrei avere un Ninjask. Se prendo Ninkada potrei avere un Ninjask. Però non voglio prenderli in cado. Vabbè. È pure sopravvissuto. Però avrà soltanto Arden. No, mi dispiace di Incada. No, non in questa playrun. Magari in una prossima. Mi è venuta voglia di farmi un team su Showdown con Incada. Così a caso. Adoro questa musica. Mi porta al rilassamento. Bene. Torniamo su quel percorso e andiamo avanti, perché
c'est la vie, oppure c'est la vie. Non so come si pronuncia, perché non ho mai studiato francese. Di certo non mi metterò a studiare francese, perché in questo momento non ho interesse nell'imparare il francese. E ok, l'incada mi ha rotto un po' il cartus, e quindi io me ne ranno. Ma che razza di italiano è, mamma? Ovviamente i Pokémon li incontrerò sempre, perché non sia... Venipad? Uno Squalipad potrebbe farci comodo, più o meno. Saremmo deboli al fuoco, però, quindi no. Per il momento ti lascio. Però se mi capita un Wurmple, quello lo catturo 100 su 100. Seedot, quanto adoro Seedot. Devo resistere. È un allenatore. No, per me, a quanto pare mi ha fatto incontrare un Pokémon guardandomi. Brilum, no. No, non voglio Brilum. Brilum è brutto. Hai mai pensato che saporanno i Pokémon? Ok, a quanto pare qui mangiano i Pokémon pur di sopravvivere. La situazione è messa male. Molto, molto male. Un altro Nincada. Oh, devo mettere in carica il portatile, altrimenti... altrimenti dopo vi appare una scritta grande quanto... evitiamo di continuare la frase. Ah, non posso continuare. Oh, un allenatore. Non mi hai visto, vero? Invece sì, ti ho visto, purtroppo per te. Allora, Bellsprout. Ma perché tutti i Pokémon tipo erba? E dai, datemi qualche Pokémon tipo acqua, tipo roccia, tipo terra. Ma non un Pokémon tipo erba e coleottero, e veleno e fuoco. Allora, chi lancia in campo? Zangoose. Voglio Zangoose. Se c'è in questo gioco, datemi Zangoose. Vi prego. Zangoose è troppo bello come Pokémon. È bellissimo Zangoose. Il suo design è bello. Anche in competitivo è bellissimo da usare. Mamma mia. Voglio Mega Zangoose. A tutti i costi. Quello 14. Dammi Big Money. Ho bisogno di Big Money, così posso comprarmi robe. Datemi Big Money, è vero che voi mi darete Big Money, vero? I Big Money. Allora, vediamo. Questo non viene considerato come un nuovo percorso, quindi in teoria ci sono gli stessi Pokémon di prima, appunto. Quindi mi dispiace per te, Seedot, ma in questo momento non ho interesse nel catturarti. Ok, quindi andiamo avanti. Dratini. Ok. Se è una lotta che vuoi fare, l'hai trovata. Cos'è sta musica? C'è qualcosa che non capisco. Quindi in teoria non lo posso catturare, perché vedendo le animazioni questo Gratini appartiene a un altro Gratini? Viene considerato come Pokémon di allenatore? Vabbè, io provo a catturarlo, ovvio. Cioè, Gratini. Pensate che mi lascio scappare Devo starmene zitto. Devo fottutamente starmene zitto. E scappa.
Bene, quello era strano. Ma io volevo quel gratini. Io volevo quel gratini. Guardi, questo è un allenatore. È un allenatore, ci scommetto. Non è. Voglio andare nella Kauai Hill, ma mia mamma ha detto che è troppo pericoloso. Don't worry, ci vado io per te, bellezza. Basta che dopo tu mi ripaghi con... Tu sai cosa, ricordati. Esci le minne. Ok, mi avrete sentito tipo malissimo quando ho detto esci le minne. Bella questa... Questa host mi gusta. Mucho. Che sta guardando? Sono venuto qui fuori per cercare della frutta fresca. L'uomo qui davanti è davvero maleducato. Mi hanno inseguito. Ok, quindi c'è qualcuno davanti. Io più che altro... Marco, con quell'animazione però... non hai letto i segnali di... D'avvertenza? Aspettate un attimo, faccio un piccolo taglio. Ari, eccomi. Ti capisce questa situazione? Vince un biscotto. Lo dicono per gente come te per tenerli fuori. Hai due opzioni: girartene e andartene da dove sei venuto, oppure ti uccido. Non morire per un errore stupido. Altro piccolo taglio. Bene, adesso non faccio di nuovo la battuta. Eccomi, l'ho fatta. Bravo Xinko. Allora, quindi altra scelta, eh. A quanti minuti siamo, però? Sapete che vi dico? Rispondetemi voi stavolta. Stavolta voglio la risposta davvero. Quindi, cosa facciamo? Restiamo qui e ci facciamo uccidere? Probabilmente finirà con una lotta Pokémon. Oppure ce ne andiamo? A voi la decisione, nei commenti. Noi ci vediamo col prossimo video. Bye bye!